Cosa hanno in comune questa e questa? Molto più di quanto si potrebbe pensare. Entrambe raccontano una storia. Se poi il vino in questione è l'erba luce, in comune c'è anche il canavese, il loro territorio. Entrambe poi hanno segnato la vita delle popolazioni di questo lembo di Piemonte. Ma andiamo con ordine. Siamo nel Canavese, abbiamo detto, una regione storico-geografica del Piemonte nord-occidentale, situata tra Torino e la Valle d'Aosta. Il suo capoluogo è Ivrea, l'antica Eporedia, fondata dai Romani sui resti di un villaggio di origine celtica. Si narra che quando le truppe di Augusto sconfissero il popolo dei Salassi, restarono ammirate dalla floridità delle vigne presenti nella zona e festeggiarono la vittoria svuotando le cantine locali. Il canavese, il cui nome potrebbe derivare dalla canapa un tempo coltivata, è sempre stato un corridoio di comunicazione strategico tra la pianura e i paesi al di là delle montagne. Chi lo controllava aveva in pugno i passi alpini e i traffici che di lì venivano smistati. Da Annibale a Napoleone, passando per Federico Barbarossa, non c'è grande condottiero o conquistatore che non vi sia transitato. Dopo la dominazione longobarda, intorno all'anno 1000, fiorì la Marca di Ivrea, detta Marca d'Italia, poiché Arduino si fece incoronare sovrano. Per la storiografia romantica fu il primo tentativo di liberare le terre del nord dall'oppressione straniera. Nel 300 il canavese si inserisce nelle dispute tra Guelfi e Ghibellini. La battaglia di Caluso è citata da Dante in chiusura del canto settimo del Purgatorio. La zona entra quindi nell'orbita dei Savoia e quando c'è di mezzo la Real Casa si parla sempre di vino. Nel 1606 Giovan Battista Croce, gioielliere del duca Carlo Emanuele I, cita per la prima volta un'uva bianca locale, Erba Lus, detta anche Alba Luce, dai grappoli luminosi e sodi. La storia della sua origine si confonde con la leggenda. Il mio nome è Alba Luce e sono una ninfa. Mio padre è il sole, mia madre l'alba. Il loro amore impossibile si è consumato in un giorno di eclisse e così sono nata sulle rive di un lago. Bellissima. Tanto che gli uomini si sono privati di ogni bene per farmene dono. Rimasti senza cibo, hanno svuotato il lago per rendere fertili nuove terre, ma l'onda li ha travolti. Sono morti a causa della mia bellezza e ora piango calde lacrime che, cadendo, danno origine a tralci rigogliosi dai dolci grappoli. Molto affascinante. Senza nulla togliere alla fiaba, l'erbaluce parrebbe avere un'antica parentela greca ed esser giunto in canavese al seguito delle legioni romane. Carlo Magno ne rimase così ammaliato da diffonderlo in Francia, nella valle del Rodano, al tempo della sua riforma agraria. Per secoli fatica a trovare il proprio spazio nei vigneti, troppo schiacciante la quantità di uve rosse presenti in zona. Soltanto i nobili ne intuiscono le potenzialità. In particolare nella sua versione passita. L'Ottocento segna una svolta. Mentre illustri canavesani danno il proprio contributo al nascente Regno d'Italia, da Costantino Nigra a Giuseppe Giacosa, librettista di Puccini, l'Erbaluce conosce il suo momento d'oro. Sbanca ai concorsi e alle esposizioni internazionali. Il suo valore è pari o superiore ai grandi chateau francesi. I migliori ristoranti se lo strappano di mano ed è decisamente il secolo del Sauterne di Caluso. Il Novecento ha un retrogusto di inchiostro e il ticchettio in sottofondo delle telescriventi Olivetti. Il primo colosso informatico della storia ha le radici ben salde nel canavese e apre una pagina nuova delle sue vicende. I contadini diventano operai. I vignaioli si tramutano in tecnici. Per l'agricoltura non è un periodo facile, ma è sbagliato pensare che la fabbrica l'abbia azzerata.
Umanista illuminato, prima ancora che brillante imprenditore, Adriano Olivetti sembra mettere in pratica i principi del buon governo, rendendo possibile la convivenza armonica tra città e contado. Il Canavese, del resto, è uno scrigno ideale per la viticoltura e il vitigno Erbaluce, la sua gemma. Tutto nasce dal ghiaccio tanto tempo fa. La calotta alpina, figlia della tettonica a placche, per milioni di anni alterna epoche miti a glaciazioni. L'ultima di queste lascia un segno impressionante. Dopo essersi allungato per 120 km nell'attuale pianura padana, il ghiacciaio balteo maestosamente si ritira, lasciando al suo posto una sensazionale impronta, l'anfiteatro morenico di Ivrea. Un verde cratere di 500 km quadrati, dominato dalla famosa Serra, che con i suoi 20 km è la collina rettilinea più lunga d'Europa. Più ancora dei record ci interessano le condizioni pedoclimatiche all'interno e ai bordi dell'anfiteatro. Adagiata ai piedi delle Alpi, sul 45° parallelo, e rinfrescata dai venti in discesa dalla Valle d'Aosta, la Grande Morena presenta una situazione atmosferica più mite della media continentale. Non è raro trovare piante di olivo, agave e fico d'India. Le piogge sono regolari e ben distribuite. L'origine glaciale fa sì che i terreni siano poveri e per lo più sabbiosi. Non è sabbia qualsiasi, ma ciò che resta del disfacimento della crosta alpina trasportato dall'antico ghiacciaio. In pratica, il Canavese poggia sul tetto d'Europa, scivolato a valle mezzo milione di anni fa. In un ambiente simile, il dorato vitigno Erbaluce dà il meglio di sé. Trova nel suolo e nel microclima una combinazione ideale per esaltare la sua proverbiale versatilità. Attorno alla versione tradizionale ferma, infatti, ruotano il passito e lo spumante. Se il primo, come abbiamo visto, era già ben noto secoli addietro, il secondo è figlio della tecnica e mette in evidenza la freschezza, la mineralità e l'eleganza del vitigno. L'Erbaluce uno e trino, dunque. E questa è la forza che gli consente di sopravvivere negli anni dell'industrializzazione galoppante, quando la viticoltura canavesana mette il software al centro della vigna. Nel 1967, su iniziativa dell'Istituto Agrario Ubertini di Caluso, arriva la denominazione di origine controllata Erbaluce di Caluso per la versione ferma e quella passita, completata nel 1988 con la tipologia spumante. Dall'86 opera il Centro di Tutela e Valorizzazione del Vino DOC di Caluso, diventato 5 anni più tardi il Consorzio di Tutela. La consacrazione arriva nel biennio 2009-2010, prima con la protezione a livello mondiale dell'Erbaluce di Caluso, quindi con il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per le tre versioni: bianco secco, passito e spumante metodo classico, caso unico in Italia. Un territorio di 36 comuni sta scommettendo su di sé per ripartire dopo il lungo riflusso dell'epopea industriale. Paesaggio, storia e tradizioni sono il perno su cui fare nuova leva in chiave culturale e turistica. La viticoltura può essere il gioiello della corona. I numeri sono in crescita. Aziende giovani e realtà storiche, piccoli privati e cooperative lavorano insieme per accendere i riflettori su di un vino che alla luce deve tutto, a iniziare dal proprio nome. Il futuro dell'Erbaluce, dunque, è un'avventura tutta da scrivere.